maxi operazione antimafia dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia di Palermo. È stata l'operazione Camaleonte 2. 15 arresti. Il 16 dicembre del 2008 scatta il Maxi Blitz Perseo, pagina storica della lotta alla mafia in Sicilia. 99 arresti, decapitate le nuove metastasi di Cosa Nostra siciliana. Il 21 gennaio scorso invece è la volta dell'operazione cosiddetta Cartago. 16 mandati di cattura che avrebbero azzerato il mandamento mafioso di Partinico e Borgetto alle porte di Palermo. Oggi i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno arrestato altri 15 presunti affiliati ai clan di Trabia, Sciara e Termini Imerese. Si tratta dell'ex mandamento di Caccamo, un tempo regno di Nino Giuffrè, già a braccio destro di Bernardo Provenzano, poi pentito. Adesso è il mandamento di Trabia, quasi 10.000 abitanti nella Conca d'Oro sul Mar Tirreno. Si tratta della zona risparmiata dai bombardamenti delle inchieste Cartago e Perseo. Gli arrestati rispondono di associazione mafiosa ed estorsione. Le indagini della direzione distrettuale antimafia di Palermo si sono protratte per 4 anni, dal 2004 fino al 2008. Più di 100 carabinieri, anche elicotteri e unità cinofile hanno partecipato al Blitz, cosiddetto Camaleonte 2. Ecco gli arrestati: Paolo Lo Iacono, 49 anni, Fabrizio Iannolino, 40 anni, Domenico Larrocca, 39 anni, Antonino Teresi, 46 anni, ritenuto il reggente del mandamento, Sebastiano Salpietro, 46 anni, Angelo Rizzo, 43 anni, Giuseppe Rinella, 30 anni, Alfonso Riccio, 48 anni, Agostino Mantia, 39 anni, Cosimo Serrio, 43 anni. Leonardo Monastero, 37 anni, Carmelo Graziano, 48 anni, Liborio Pirrone, 72 anni, Paolo Piazza Palotto, 37 anni e Agostino Scarcipino, 42 anni. Il procuratore di Palermo, Francesco Messineo, denuncia omertà tra gli imprenditori taglieggiati dalla mafia nel mandamento di Trabia. Messineo dichiara: non ha collaborato nessun imprenditore, tutte le estorsioni sono state scoperte e ricostruite grazie alle indagini e alle intercettazioni dei carabinieri. Fra le vittime vi sono stati anche imprenditori edili costretti a versare il 3% dell'importo dei lavori alla famiglia mafiosa. Nei prossimi giorni tanti tra imprenditori e commercianti saranno ascoltati dai carabinieri. Se non collaborano rischiano di essere indagati per favoreggiamento.